Mancano 41 secondi e 3 alla fine. Sotto di 3 i Bulls. Jordan si fa dare la palla. In 4 secondi va a segnare. Tra l'altro non è neanche un tiro facile. Meno 1. Possesso dei Jazz, che chiamano il loro gioco classico. E Jordan sa perfettamente che la palla si fermerà alla stazione Sud, alla stazione Malone. E si ricorda molto bene di quello che gli permetteva di fare Dean Smith. Il roaming. Finge di seguire il taglio di Hornas che poi torna indietro. Picchia la palla dalle mani di Malone e la palla resta lì. E si prende quel pallone vagante esattamente come si pigliava i dolcetti alla cannella. È suo. Non c'è un solo bipede senziente al Delta Center che non sappia che adesso Jordan andrà di là e vince. E c'è un giocatore che lo sta aspettando e ha l'ordine da Sloan che è single coverage. È lui che lo deve fermare. E quel giocatore è... Brian Russell. Ma no, tu che devi fermare me nella giocata della leggenda. Ok, show me what you got. L'ho finta fuori dalle scarpe. Tecnicamente ci sarebbero Kukoc, che è l'unico che è in doppia cifra tra i Bulls, e Kerr, che stanno aspettando un passaggio che naturalmente non arriverà mai. Gli appoggio una mano sul fianco per evitare che l'altro recuperi, ma questo gli serve per ricordinarsi. E lascia andare il pallone. Molti mormoni hanno le mani sul volto, non vogliono vedere, tanto sanno come va a finire. 2. Mancherebbero 5 secondi alla fine. Stockton avrebbe l'ultimo tiro, che non va dentro. Guardo Stockton, perché quell'uomo mi affascina. Sta uscendo come se avesse perso un'amichevole prestagionale da bilene coi Dallas Mavericks. Ma è proprio quella freddezza che gli ha permesso di recuperare lui i due palloni delle due finali olimpiche che ha giocati, che gli arbitri stanno aspettando ancora perché se li è portati via, proprio uscendo nello stesso modo. È Hong Kong, Capodanno del Drago, è un clima ossianico. Si sentono solo le voci di chi ha vinto. Entra in campo Phil Jackson, che grida "That was brilliant! That was brilliant!" È praticamente il professore di fisica di Einstein che si congratula dopo la teoria della relatività. E poi gli altri, per esempio, dove siamo seduti noi, i telecronisti. Ho sempre avuto alla mia destra i giapponesi, ordinati, compiti, una sorta di cerimonia del tè con qualche nota alta. Spraccano completamente! Maiku Jorda! Maiku Jorda! Alla mia sinistra c'è Flavio Tranquillo. Non ha bisogno di questa partita per entrare nella storia della comunicazione sportiva italiana. Ma ha assistito, come tutti noi, a 40 secondi che sono un invito all'ateismo. E quindi fa l'unica cosa che si poteva fare. Bisogna però pensarla. Lo invoca. Michael Jeffrey Jordan! Michael Jeffrey Jordan! Michael Jeffrey Jordan!